Siamo con Paola Boccardo, segretaria FIS del CGIL Lecce. I motivi della protesta? Siamo qui contro la decisione unilaterale di ABI di disapplicare il contratto collettivo nazionale di lavoro con decorrenza dal 1 aprile 2015. E in questa decisione l'ABI pone le organizzazioni sindacali e anche i lavoratori e le lavoratrici davanti ad un ricatto. O si accetta il peggioramento delle condizioni di lavoro sia dal punto di vista economico, normativo, o la conseguenza è appunto la disapplicazione del contratto, dando successivamente attuazione alla contrattazione di prossimità con tutto quello che ne consegue, perché sappiamo che la contrattazione di prossimità porta delle deroghe non solo rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche rispetto alla legge, e quindi l'applicazione di un trattamento differenziato tra azienda e azienda in relazione ai rapporti di forza del sindacato nelle singole aziende, facendo venir meno l'elemento di garanzia che ha rappresentato fino a questo momento il contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha assicurato l'omogeneità delle condizioni di lavoro dal punto di vista normativo ed economico su tutto il territorio nazionale. Quindi oggi siamo qui per sostenere e difendere le ragioni del lavoro, perché è impensabile che la produttività e la redditività delle aziende si possa perseguire solo attraverso il taglio dei costi al personale. Noi riteniamo che ci sia una strada alternativa che passa attraverso un nuovo modello di fare banca, attraverso un diverso ruolo del credito che sia più vicino alle famiglie, alle piccole e medie imprese, al territorio. E quello che vogliamo che emerga in questa giornata è la rilevanza sociale di questa vertenza, che non è semplicemente un rinnovo contrattuale, ma vuole mettere in luce l'importanza che il settore del credito può avere, in che misura il credito può concorrere allo sviluppo del paese in questo momento di crisi.